Sono qui a presentare il gioco Idea. A grandi linee è un gioco, come diceva la mia collega, che si inserisce un po' nell'approccio dell'educazione umanistico-affettiva, cioè nel senso di utilizzare uno strumento di promozione delle lingue, di apprendimento e di insegnamento delle lingue in una maniera un po' più giocosa e piacevole. Si tratta di un gioco organizzato su tavole, 6 tavole tematiche che richiamano un po' i principi fondamentali della tavola dei bisogni della piramide dei bisogni di Maslow e che richiama anche quelli che sono i concetti, i contenuti fondamentali delle linee guida per l'insegnamento dell'italiano lingua 2 agli stranieri. È un gioco che serve soprattutto a sviluppare la modalità dell'interazione all'interno della classe e per come è organizzato sono previsti proprio dei momenti di attività cooperativa per raggiungere l'obiettivo che è quello proprio di rispondere ad una serie di domande, di situazioni che sono presenti all'interno di queste 6 tavole.